Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Siamo sempre qui sul videogioco dei Guardiani della Galassia e stiamo cercando di fuggire da questo posto pieno di assatanati, credenti molto 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 particolari. Mentre inizia questo nuovo combattimento, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e della serie che sto facendo. I Boom! fanatici non meritano altro! Cambiati i comandanti! È qui la vetta? Max, lancia! Facciamola finire! Continuate ad attaccare! Ok. Questi fanatici non meritano altro. Tutto molto facile in questo scontro. Andiamo a potenziare l'abilità di qualcun altro. Allora, iniziamo con Gamora. Assalto dall'ombra. Vediamo cosa fa. Con la X. Oh! Gamora scatta tre nemici attaccandoli tutti in una volta, infliggendo danni moderati. Se è presente un solo nemico lo colpisce più volte. Interessante questo, eh? Vai, iniziamo a potenziare Gamora a questo punto. Aspettate, c'è qualcosa di strano. Davvero? Il mio visore non rivela nulla, però. Eccolo lì! Inseguo Raker! Non mi seguite! Cosa? Gamora! Fidati, Peter! Abbiamo un altro esercito ci di pesci dobbiamo piccoli in fidare. arrivo! Andiamo con l'elettricità. Siamo scatenati. Cosa sta facendo? Spero. Boom. Bella lì, tutti insieme. Com'è l'assassina? La testa di legno pompa i compagni. Allora facciamolo secco. Problema? Soluzione. Preparati al dolore. Fammi brillare, Logan. Non sarà facile senza Gamora. Lei tornerà. Effettivamente Gamora fa un bel po' di danno, eh. Dai, l'ho fatto giusto però. Allora, vai, adunata. Diamoci un bel boost ai danni che senza Gamora ne abbiamo bisogno. Sì! Godiamoci questo momento, amici! Presto avremo la vittoria! Scriveranno i nostri nomi nei libri di storia e non saranno storpiati in nessun modo! Vai. Pensate che siano gli unici a saper ballare? Che le loro mosse siano meglio? Io dico balle. Non hai notato la mia padronanza delle arti belliche catatiane? Va bene. Come stavo dicendo, sono tutte balle. Le mosse migliori sono le nostre. Chi è con me? Questo Fantastico. Scontro non ha più Davvero. Fine. Un altro sfidato in meno. Bacchettami! Affrontami! Pepa va. Poveretto, mortissimo. Ok. Sono ancora allora. Frastornato da quando la figlia di Quill mi ha frugato nel cervello. Io sono Groot. Che ne sai di come si sta dopo una sbronza? Io sono Groot. Fermo, sul pianeta X c'è il vino di radici e non me lo hai offerto. Dobbiamo andarcene subito e rimediare. Eh sì, questo cos'è? Un baghino? No, ok, quindi si muore. Però si può andare dall'altra parte, un ponte giustamente. Per laggiù. Io sono Groot. Bravo, Groot. Io sono Groot. Sì, che succede se Gamora non arriva? Quando capiranno che siamo sulla Milano, ci attaccheranno di brutto. Non lascerò Ci sono dei materiali volta. nascosti da qualche parte vuoi qui. Dire Gamora? Sì, Sotto. certamente. Ah, Quella letale.
Gamora mi ha chiesto di fidarmi ed è ciò che... Io sono Groot. Sì, lo sentiamo. Però mi sa che questa è la strada giusta, visto come ci vanno loro, Quindi fatemi andare un attimo a vedere quassù. Non posso andarci, va bene, niente da fare allora. Ok, un'altra zona in cui si cammina. Però noi i componenti li prendiamo. Perché qualcosa ci perseguita? Via, ora! Fortunatamente li abbiamo presi subito i componenti, così non dobbiamo passare di qua. Odio tutto di questa nave! Via, via, via! Ok, vediamo di magari saltare. Vieni, Peter Quill! Saltate! Cosa? Saltate! Vai, vai, vai! Dobbiamo continuare a proseguire, Quill! Ok. Altri combattimenti, vai Drax. Anzi, vai Rocket. Voglio dire, vai Drax. Non essere triste, continua a colpirli fino a stordirli. Ce ne sono troppi. Prendiamo l'ascensore. Non sono mai troppi. Tieniti occupati, Groot. Io sono Groot. Sì, restando qui faremo una brutta fine. È l'ascensore. È debole. Diamogli una lezione. Quill, non perdere tempo. Quanto è duro questo? Sì, infatti conviene andarsene. Sono davvero troppi. È da un po' che non faccio esplodere qualcosa. Via. Venite tutti qui, presto. Milano dovrebbe essere in arrivo. Dovrebbe? Sì, beh, non posso fare di più. Il tempo per raggiungerla è poco. Sai bene che apriranno il fuoco appena la vedranno. Sì, è in modalità silenziosa, ma non so che razza di sensori abbia Raker su questa nave. Ho fritto un altro esaltato. Bella combo ha fatto qui, eh? Ha fatto davvero una bella combo. Fortissimo lo stordimento elettrico, fortissimo. Il fanatico se l'è proprio cercata. Non possiamo scappare da un intero esercito. Dobbiamo tagliarli fuori o moriremo qui. Ho un'idea. Se sovraccarico le batterie, forse questa parte di nave farà un bel boom. Di che genere di boom stiamo parlando? Non vedo l'ora di scoprirlo. Teneteli occupati mentre smanetto. Arrivano gli sfigati. Ok, Drax, sei pronto? Gli animali alla larga. Vai. Parlate se ho degli esplosivi tra le zampe! Diavolo, il nuovo gigante fa incassare bene i colpi! Quel coso è tosto! Dobbiamo darci dentro! Peter Quill! Prepariamoci a uccidere altri fanatici! Davvero? Ma quanto è grande! Afferra e tira, Groot! Gamora! Te l'ho detto! Non ama giocare di squadra! Il sequelo è appena tornato dopo averci mollati! Crepa. Razzo! Quill! Razzo! Non permettergli di bruciarmi le chiappe! Tranquillo, ci pensiamo noi a coprirti! Beh, non si direbbe! È spazio in abbondanza! Sfruttiamolo! Lancia, Drax! Ok, questa è a posto! Perfetto! Mentre passo alla prossima! Non so quanto potremo resistere! Tenete duro! Beh, ce la stiamo cavando bene, in effetti. Cioè, non è così difficile in questo momento il gioco.
per metterti fretta! Allora non farlo! Ho ucciso un fanatico! È un rocket un po' di tempo! Forse non noteranno nemmeno quel corpicino. Il colpo non gli ha confuso, solo il cervello! Illusi, non concepiscono l'idea di arrendersi. Ok. Ok, fuochi d'artificio pronti! Dobbiamo muovere le chiappe! Quanto tempo ci resta? Puoi aver esagerato! Correte! No! Rocket! Dov'è la... E via! Fuori! Fuori dove? Porca! Restate uniti, ragazzi! Non cadere nel burrone, non cadere nel burrone! Oh, merda, 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 merda! Ok, ce l'abbiamo fatta. Almeno credo. Siamo nello spazio? Stavamo congelando effettivamente. Nello spazio si congela. E chi è che ci ha ripresi? Gamora? Dobbiamo tornare indietro. Sei impazzito. Ok, anche il capitolo 8 è stato completato. Ma ricordati che ci abbiamo quasi rimesso la pelle. Che facciamo con Gamora? Ha fatto la sua scelta. Quindi vuoi abbandonarla? E Nicky? E se fosse Groot, vorresti abbandonare anche lui? Io sono Groot. Ehi, piantala, non stiamo parlando di questo. Ah, no? Dovremmo essere una squadra. E le squadre non abbandonano nessuno. Perché non vai a raccontarlo al dannato esercito di robot e di fedeli indottrinati da cui siamo scappati per un soffio? Gamora! Gamora ti è grata per esserti fidato abbastanza da lasciarle seguire i Racker da sola. Ma non abbiamo avuto scelta o sbaglio? Sì. Come sei tornata? Non ha importanza. Ho fallito. Riker è vivo. Per ora. Dobbiamo tornare indietro. Non possiamo abbandonare Nicky. La trasformerà in qualcosa. Bla bla e ancora bla. Quindi hai avuto un pessimo paparino e un'infanzia orribile, povera. Rocket! Cosa? È la verità. Indovina, non sei l'unica a cui è andata male, sai? Ma non per questo dobbiamo suicidarci tutti, perché una specie di prete fuori di testa sta facendo, sorpresa, cose fuori di testa. Se adesso torniamo laggiù, siamo finiti. Finiti! Morti! Io sono Groot. Preferisco morire con onore che senza. Ma che cavolo l'hai preso? Io sono Groot. Beh, quindi ci volatilizziamo? No, non ancora. Piuttosto, prima dobbiamo contattare Cosmo. Io sono Groot. Buona idea, ma non risponde al teletrasporto. Ok, ci sono altre opzioni? Non abbiamo trasmettitori. Beh, in realtà potremmo averne. A quanto pare non erano incasinati come mi era sembrato. Davvero? Groot potrebbe contattarlo. Ok. Sembra che la pazza omicida si senta più letale del solito.
Ehi, cerca di non affettare la roba nella stiva. Non avremo molte occasioni per fare scorte. Io sono Groot. Eccessivo. Scusa, non sono io quello che suggeriva di gettarsi tra i Flerken. Giusto, Drax? Giusto. Ok. Del braccio non possiamo fare nulla. Okay, con Drax possiamo parlare, mi sembra sì, un po' più di morale. Rifletto sulla domanda. Certo, ha senso. Dopo ciò che è successo con Nikki e quell'assurda promessa, assistere all'infinito alla morte delle persone che amiamo. La mia famiglia non è morta. È stata uccisa da Thanos. Forse potevo... non mi va di parlarne. Ok. Scommetto che il frigo è ancora aperto. Sì. Bisogna chiudere il frigo. Sì, piccoletto? Versi stai parlando con me o con Cosolama? Mi rivolgevo alla creatura. In un certo senso mi ricorda mia figlia. Le catatiane hanno la pelliccia? No, ma sono resilienti e testarde come la creatura. Ok, parliamo con Rocket. Hai un minuto? Rimuovi il blocco Nova. È vai. Roba di Nowhere per rimuovere il blocco Nova Corps. Ma mi hanno detto che è in grado di rimuovere. Ah, è vero, avevamo speso delle unità per comprare questa fregatura. Oh. Quante volte devo ripetertelo? Non comprare tecnologia senza Rocket. Ok. Me lo darai un aumento? Vediamo se possiamo prendere qualcosa qui, ma non credo, abbiamo troppi pochi componenti. A parte che ci mancano solo due potenziamenti. E poi abbiamo fatto tutto. Schivata perfetta, che è quello che faremo probabilmente dopo. E dai, scarica di adrenalina. Ok, forza. Ok. Possiamo andare da Gamora. L'obiettivo è dall'altra parte, perfetto. Allora se andiamo da Gamora. Ah, hey, Gamora! Vai via, Peter. Dai. Volevo sapere come stai. Prima hai detto cose abbastanza pesanti. Ti va di parlarne? Evita il discorsetto. Lascia stare e comincia a cantare. Ok. Va bene. Non parliamo. Allora cantiamo. Cosa? Oh, 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 who's the hunter? Who's the game? Mi pento di aver fatto. Feel the beat. Call your name. Dai, so che la conosci. I hold you close in victory. I don't want to tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Forza, canta! Shooting at the walls of... Shooting at the walls of heartache. Bang, bang! I am the warrior. And heart to heart you will win. Vedi? Basta cantare. Va bene, a quella canzone non riesco a dire di no. Di che volevi parlare? Allora, chiedi di Raker, ovviamente. Vuoi parlare del tizio a cui hai strappato un braccio? Non c'è niente da dire. Ma tu gli hai mozzato un braccio! E non ho fatto altro! Lui si trova ancora lì, con Nikki, e la manipola con le sue bugie e le sue dannate promesse. E tutti pensano... Non torneranno indietro. Chi hai visto? Nella promessa. Ho l'impressione che non fosse Thanos. Nessuno. Niente, solo menzogne. Per cui dobbiamo fermarlo. Giusto. Ci sto lavorando. Tu... cerca di non fare fette tutta la stiva. Puoi spostarti? Ok. Abbiamo parlato anche con Gamora. Possiamo... avere la conversazione su questo oggetto? No, era di Groot. Una voce vellutata. Sì. L'avevamo già avuta. Mentre su questa pianta... Come gira? È davvero una pianta. Chissà Groot dove l'ha presa. Ok. E qui? Proviamo qualcosa all'interno? No. L'antenna non sarebbe tutta rosicchiata se avessimo tenuto qui il lama. Mi sembra di averla già vista. Groot l'aveva presa su Nowhere. Lui, Groot, a mano che andiamo sui pianeti,
prendere le piante che poi porta qui. Ok. Di qua non c'è nulla come al solito. Vediamo di avere quella conversazione con la bambola. In camera di Gamora. Che dovrebbe essere questa qui, la prima, giusto? Che ne dici? Ora questo che Contraxia non c'è più, quale sarà il nuovo paradiso galattico del Gamora, divertimento? Credo. O di Drax questa. No, dovrebbe essere Gamora. No, è Drax. Giusto. Libro sul sarcasmo. Drax totale, questa è Gamora. Eccola la bambola, vai. Ma Gamora, stavo solo cercando... Sta tranquillo, non voglio ucciderti. Non oggi. Ok, bene. Io, in realtà, non ho mai avuto occasione di dirti grazie per la bambola. Oh, figurati. So che ti fanno piacere queste cose. È stato un gesto gentile. Le volte che ho ricevuto un dono da qualcuno senza qualcosa in cambio si contano sulle dita di una mano. Wow. Il Natale a casa di Thanos doveva essere agghiacciante. Ma è poco ma sicuro. Thanos non era un tipo generoso. Tutto era un gioco psicologico per controllarci. Regali inclusi. Ecco perché non sono mai stata molto brava a ringraziare. Secondo Mantis devo lavorarci un po' su. La Madonna Celestiale. Come hai conosciuto Mantis? Grazie a una delle sue predizioni assurde o cose così? Non esattamente. E tu come hai fatto? Io forse ci ho provato in un bar con lei una volta. E com'è andata? Bene, fino a quella cosa assurda con le antenne. Quasi mi aspettavo che iniziasse a ripetere Etrom, Etrom. Etro che? Lascia stare. Il punto è che è matta col botto, molto. Sexy, ma matta. E guarda caso è tua amica. Sì, beh, quella matta mi ha salvato la vita. Qualche anno fa, qualcuno mi attaccò di sorpresa, un assassino. Mi ha quasi uccisa. Mantis si trovava nel posto giusto al momento giusto. A quanto pare è un'abitudine. Già. Non avevo idea di avere così tanto bisogno di lei nella mia vita. Prima di incontrarla ero così... sola. Dopo la guerra la resistenza si è sciolta. Richard Ryder si è buttato in politica e l'Unimente non aveva bisogno di me. Di un'assassina? Qualcosa del genere. Thanos ha fatto di me un'arma, non una che porta pace. Un'arma rimarrà sempre tale, giusto? È per questo che Mantis ha parlato di impulsi suicidi. Perché lo capisco, lo capisco. Prima o poi ci siamo passati tutti. Diciamo che sono riuscita a superare quella fase. Grazie a Mantis. Mi ha mostrato un'altra via. Un luogo dove forse potrei essere utile. Natale con Thanos. Che genere di regali vi faceva Thanos? Armi, veleni, quel cavo metallico che usi per strangolare la gente? Ci regalò bambole. Una volta. Stupide e orribili, da Xandar. Wow, ok. È stranamente femminile. Beh, non posso esserlo. Ma no, solo ero sicuro che vi regalasse coltelli o cose così. Come ho detto, amava i giochi psicologici. Non era solito essere... gentile. Non avevamo una cameretta, eppure c'erano quelle bambole. Inutili. Ed erano nostre. Ce l'hai ancora? Cioè, è nella tua collezione? No. Ho perso quella di Thanos quando avevo 6 anni. Era la bambola più brutta che avessi mai visto. Ma quando l'ho perduta ho pianto. Nebula mi sentì. Adorava la sua bambola e sapevo che ne voleva un'altra. Così, quando è venuta a vedere, iniziamo a litigare. Per la gioia di Thanos. Ci ha viste litigare e ha visto le mie lacrime. E ha riso.
Le bambole erano solo una lezione. L'importanza di non affezionarsi troppo. Non contento, per rincarare la dose, ha preso la bambola di Nebula e l'ha bruciata. Ma è... Non è possibile. Nebula non capì il motivo del gesto, ma in qualche modo diede la colpa a me. Ho iniziato a collezionarle qualche anno fa. Quando ho capito che non l'avrei mai più rivista. È sciocco, ma... Ma credo di farlo per lei. Wow. Sono felice di averla comprata. E posso assicurarti che i miei regali non si portano dietro secondi fini. Sei una parte importante di questa squadra. Grazie, Peter. Per davvero. Ah, sì, sì. Sicuramente nessun secondo fine, eh. Ok. Ho visto che guardavi i comandi d'emergenza per le porte, stupido coso lama. Non provare a mangiarli. Va bene. Parliamo ancora Rocket e poi andiamo per la missione, eh. Quanto sarà? Il 10% di Raker? Lascerei perdere il restante 90%. Sono felice di poter esaminare questa piccola meraviglia, ma non mi avvicinerò mai più a quella dannata setta. Ok. Bene, vai, andiamo per la missione ora. So, levati. Che cosa guardi? Oh no, smetti subito di masticare la mia nave. La mia nave. Ciao, sparisci. Wow, quel pannello doveva essere molto gustoso. Comunque, a che cosa serve? Comandi d'emergenza per le porte. Roba che il proprietario dovrebbe sapere. Ehi, mi sembro forse un ingegnere. Per niente. Ok. Io sono Groot. Quill e io non dobbiamo fare pace. Io sono Groot. Parliamo anche a Groot, già che ci siamo. Guardalo qua. Forse quando Quill farà la cosa giusta, portandoci il più lontano possibile dalla chiesa, saremo ufficialmente pari. E tu, Ciccio? Come te la passi? Sei sicuro? Abbiamo visto della roba da incubo lì dentro. Io sono Groot. Sì, non penso di essere il migliore a cui chiedere. Però tu e Rocket dovreste parlarne. Lieto che tu abbia con chi parlare. Stammi bene. Io sono Groot. Beh, un dialogo molto, molto profondo con il signor Groot e andiamo a fare la missione ora. Ancora niente? Io sono Groot. Guardiano di galassie. Cosmo, amico, dove eri finito? Ti cercavamo. Spiacente, Piotr Quill. Cosmo aveva zampe legate. Chiesa universale di verità arriva su Nowhere. E tu stai bene? Sto bene per ora. Cosmo riceve avvertimento in tempo, ma corteccia è interrotta al momento per sicurezza. Per una giornata, da? Giocando ai piccoli detective siamo quasi morti. Ti aggiorniamo una volta lì. Niente. Questo problema è più grande di Cosmo. Guardiano di galassie va a Xandar, invece, e poi chiede a Unimente di dare aiuto. Cosmo è incapace di superare. Guardiano di galassie deve proprio... Cosmo, ci sei? Che è successo? Io sono Groot. Siamo sotto attacco. Ed ecco qui i codardi che hanno privato Lady Elbender del suo onore. Oh, bene. E tu chi razzo sei? Normalmente non rivolgo la parola alle forme di vita inferiori. Ma il contratto con Lady Elbender mi vincola altrimenti. Pertanto, abominio. Rivolgiti a me col titolo adeguato. Sono il Capitano Glory, leader della Legione Mortale. Legione Mortale? Direi Legione Scrotale. Siamo circondati. Senti, so che Lady Elbender è molto arrabbiata, ma questo non è il momento migliore. Credevate che avrebbe cancellato la taglia perché in qualche modo vi siete sbarazzati dei fratelli di sangue su Nowhere? Sì,
Allora siete idioti quanto loro. Lady Elvender vi manda i suoi saluti, cosiddetti guardiani della galassia. Adesso preparatevi a morire. No, sei tu che ti devi preparare. Facilissimo. Ce la faremo. Forse. Dobbiamo proprio sconfiggere il capitano, ma controlleremo la nave. Sì, controlliamo la nave, ok. Colpisci duro, senza pietà. Oddio. Su quel rottame non c'è niente che valga la pena salvare. Siamo sotto tiro! Fuori uno. Ne ho beccato uno. Fuori due. Patetico. Beccato. Forse la legione poco mortale. Senti arrenderti, caro. Ok. Io non mi arrendo mai. Non farti beccare quel. Ci provo, è un casino. Oh, ne abbiamo distrutto un po', eh. La parte che è estremamente facile. Ci stiamo giusto scaldando. È una domanda sensata. Dove sono gli altri? Mettiti pure in mostra, quello! Ha insultato la mia bambina! Sta a guardare! Resta un solo martello mortale. Ce ne basta uno. Non ha assolutamente senso, gli abbiamo fatto a pezzi. Oh, dai, prendilo. Situazione danni. Ok. Ora chi è la forma di vita inferiore, Sempre tu. Peter, ah, non è morto? Sta arrivando qualcosa. Cioè, gli abbiamo distrutto la nave e non è morto. Pare che dovrò farla finita per sempre. Ah, ok, è arrivato lui. Così avete abbattuto i Kaz. Ma il mio incrociatore vi distruggerà. Guardate, di sì. Sarebbe uno spasso la mia ragazza. Tutto qui? Era di questo che ti vantavi? Cosa vuoi dire? Niente. Impediscimelo se vuoi. Oh dai, come si controlla male sta nave? Questo che schifo. È disquilibrata, un pessimo tempismo. Lei è qui. Che poi devi continuare ad evitare colpi, ma per ora. No, cioè perdi un po' di vista la nave. Guarda. Ok. Ha fatto molto male. Continuiamo a colpire gli scarichi. Questa tattica non funzionerà. Invece l'hai appena confermato. Sembra che abbiamo fatto incavolare l'intera galassia. Se non altro una bella festa. Dobbiamo lavorare sul marketing. Figlio, proteggete gli scarichi. Somiglia sempre di più a Rocket. Si chiama proprietà di linguaggio, quella. E avviciniamoci. No! Che nervi. Vai. Mi sa che a questi scrotini non importa dei problemi della galassia. Noi siamo mercenari. Quindi ha ragione. Abbiamo provato a scaricare il problema d'acqua. Pepa. Tutto bene da te, Cap. Dove è andato? Lassù. Falli fuori, muoviti! Questa è un'arte! Ah, qui fa il maestrino con la donna più letale della galassia! Vai! Dritto su per lo scarico! Dov'è? Sotto? Eccolo! No, per niente! La Milano l'ha sentito bene! Ed è qua su. Beh, siamo dietro l'asteroide, quindi ho perso. Dovremmo trattare meglio la povera Milano. Sì, alla fine di tutto si godrà un bel lavaggio con cera. Dopo che tu avrai chiuso tutti i buchi. No. Ok. Io sono Clarin, guerriero di.
di questo, Lady Allbender! Dubito che sia finita qui. Ci occuperemo di Lady Allbender più tardi. Ora pensiamo a raggiungere Xander. Colpisci! Va bene, una boss fight un po' meh, cioè le parti con l'astronave si controllano davvero sì, male. Serve una messa a punto. La faremo una volta alla stazione. Nessuna zucca di latta toccherà la mia. Wow, sembra un bel ingorgo cosmico. Non vedevo tante navi attorno a Xander dall'inizio della guerra galattica. Apri un canale, Groot. Vediamo un po' che succede. Tutti ipnotizzati o indottrinati questi? Energia rimasta. Serve accesso alle strutture. Queste navi vengono da mondi convertiti. Infatti. Sono dei rifugiati. Chiediamo il permesso di attraccare. Rispondete, vi prego. Groot, può bastare. Non vedo uscire alcuna navetta di soccorso. Li stanno ignorando. No. I Nova Corps saranno anche un gruppo di cialtroni, ma il loro lavoro è aiutare gli altri, è l'unica cosa che sanno fare. Rilassati, Rocket. Mettiamoci in contatto per parlare con l'Unimente. Groot. Benvenuti al quartier generale Nova Corps. Selezionare la lingua preferita per comunicazioni. Sarebbe bello se mettessimo una lingua a caso, però vabbè dai, facciamo grafico standard. Lo so, amico, ma ora possiamo seguire tutti gli errori di Starporn. Come possiamo aiutarvi? Reati penali. Dobbiamo denunciare il piano di Raker. E tu credi che l'Unimente non lo sappia già? Magari. Arrazzati! Siamo al corrente della minaccia. Ma non abbiamo le risorse per affrontarla. Su, Peter, scegliene una. Che ne dici di Crimine Futuro? Vai. Ottima idea. Grazie per la collaborazione. Tuttavia, l'imminente fine della galassia rende irrilevanti i crimini futuri. Ah, ok. Suggerisco la cartella dell'ufficiale, l'Unimente sarà di certo elencata lì. Dovremmo dirle paga tutto una multa, promessa. Vai. Collegamento ai servizi bancari. Possibile, ha funzionato. Giardinieri della galassia. Vogliamo spiegazioni. Ehi, Unimente, ne è passato di tempo. Sono io. Peter Quill, Star-Lord. Siamo i guardiani della galassia. Vedi la postilla. Ci serve il tuo aiuto. Per pagare una multa? No, certo che no. Devi salvare la galassia. Non si può salvare la galassia, Peter Quill. Cosa? La fantasia chiamata promessa si sta ormai diffondendo, convertendo colui che incontri in poco meno di 3 cicli. Si è diffusa dall'equipaggio di una singola fregata stellare a diversi avamposti, mondi e sistemi. Praxius 9, Rigel 3. Il 75,222% della galassia di Andromeda, tutto perduto. Naturalmente, non fa menzione di Contraxia. Direi non fanno. L'Unimente è una coscienza collettiva. Senti, sappiamo cos'è la promessa, l'abbiamo vista da vicino, con i nostri occhi. Vogliamo condividere le informazioni per permettervi di fermarla. Come dobbiamo possiamo essere più chiari? La Chiesa Universale della Verità non può essere fermata. Ve l'ho detto, sono un collettivo. È una macchina. Lo sono anche alcune parti di me, ma non provare a chiamarmi così. Io sono Groot. Almeno Abominio sembra spaventoso. Senti, siamo fuggiti dalla nave madre della Chiesa. Abbiamo un mucchio di informazioni utili per farli a pezzi. Non ci sono informazioni di cui non siamo già a corrente. Conosco un paio di cosette che perfino un supercomputer può ignorare. Come per esempio? Beh, come lisciare le penne a uno sparviero Shi'ar, per cominciare. Come puoi essere ancora vivo? Oh, perché so come si lisciano le penne. Davvero? Beh, io so dove andare a comprare dei caschi Nova Corps hackerati a prezzi assolutamente stracciati. Cosa? Loro ovviamente non ne sono a conoscenza, o correrebbero ai ripari. Il punto è che l'abbiamo vissuto, sulla nostra pelle. Siamo sopravvissuti alla promessa e la nostra esperienza potrebbe tornare utile per affrontarli. È possibile.
Purtroppo abbiamo sottovalutato il valore delle esperienze individuali immagazzinate nei nostri file. Bene, mettiamo insieme... Tuttavia, la scarsa definizione del protocollo sarebbe incauto. A causa sarebbe incauto avviare tale protocollo in questo momento. Ora, vogliate scusarci. Le forze della Chiesa Universale della Verità si avvicinano a questa porzione di spazio. È necessario separarci prima che arrivino. Cioè, stai scappando? Che cosa ne sarà dei rifugiati? Li lascerai totalmente indifesi? La direttiva primaria è riuscire a salvare la cultura di Xandar. Tutto il resto è secondario. Hai guardato bene il tuo pianeta? La cultura xandariana è una causa persa. La cultura non si limita a un luogo. Eppure, dopo l'attacco dei Chitauri, hai comunque creato un nuovo Xandar nello stesso sistema, anche se non era sicuro. Allora c'erano diversi motivi pratici per una permanenza nel sistema Atranta. Sfortunatamente. Ma sei il leader dei Nova Corps. Hai il dovere di proteggere questa galassia. Questo è inesatto. Non sei il leader delle teste di latta? Non è il nostro dovere proteggere questa galassia. La sorvegliamo per ottenere informazioni su potenziali minacce. Per servirti e proteggerti da solo. Un sottoprodotto logico della direttiva primaria. Hai agenti sparsi per la galassia che rischiano la loro vita per te. E tu non vuoi combattere per il loro bene. Il rischio è eccessivo. Sarebbe un sacrificio inutile. Per motivi ignoti. La Chiesa sta accumulando risorse. La sua influenza è cresciuta oltre qualsiasi modello probabilistico. Allora aggiorna i modelli. Non possiamo regolare i calcoli in base a una fonte energetica insensata. La forza del credo? La fede è una fonte energetica illogica. Non è possibile calcolare scenari su qualcosa che non dovrebbe esistere. Quindi lascerai che la Chiesa vinca. Una fonte non quantificabile. Non si può contrastare. Gli esseri senzienti non hanno quasi mai il lusso di calcolare le probabilità prima di un combattimento. Per questo falliscono. Drax è stupido come un tronco, ma non ha mai fallito. Sono affermazioni opinabili. Non hai il controllo della Nova Force, cioè dell'energia magica che alimenta i Nova Corps? No. Non è magica. Ma sì. Allora quella come la spieghi? Perché dall'esterno non sembra affatto logica. Thanos diceva che era generata dai computer viventi di Xandar. I computer viventi di Xandar sono la Nova Force. Essa esiste perché noi esistiamo. Esistiamo perché essa esiste. Sembri in grado di controllare la tua energia collettiva come Raker fa con la fede. Forse questo ti aiuterà a capire i metodi della Chiesa. Forse. Ci avete offerto nuovi dati da valutare. Guardiani della galassia, lo faremo. Presto, ora è giunto il tempo. Dobbiamo prepararci alla partenza. Puoi partire comunque. Abbiamo preso questa decisione considerando ogni opzione disponibile. La ricerca nel nostro database ha indicato solo un'unica entità potenzialmente in grado di fermarli. Che cos'è? Non cosa. Chi? Adam Warlock. Per la Chiesa è stato il primo di Chiesa. Fortunatamente è deceduto nell'ultimo anno della guerra galattica. Ottimo, quindi nessuno. Siamo lieti che siate giunti alla nostra alla stessa conclusione. A quanto pare i nostri preparativi per il viaggio sono quasi ultimati. Addio, guardiani della galassia. No, aspetta! Tipico dei Nova Corps. Inutili in passato, inutili anche adesso. Io sono Groot. Cosa? Mi prendi in giro? Groot dice che il dannato telesoccorso continua a chiedere soldi. Rocket ti ha detto che il disabilitatore del blocco Nova Force robaccia inutile, sei stato imbrogliato, grazie. Ok, vediamo di farla finita. Non abbiamo abbastanza soldi per farlo, ma lo proviamo a pagare comunque. Andiamo, ma dai! Lo sapevo! Hai speso i soldi di Levi Hellbender su Nowhere. Mi hai visto? Tu l'hai visto? Ti stavo controllando. Grande, siamo andati fino a Seknarf e ritorno per non concludere niente. Mi dispiace, va bene?
Peter, c'è del movimento. Io sono Groot. Stanno partendo. Quill? Quill, lo vedo! Figlio di uno schmuck! Stanno accettando la promessa. Dobbiamo saltare, Quill. Lo so. La promessa della matriarca si avvera. Peter? Coraggio, diamoci una mossa. Savons. E via! Oh, cacchio! Ma che razzo hai fatto? Non lo so. Perché ci siamo fermati? La legione avrà colpito qualcosa durante l'imboscata. Io sono Groot. Ragazzi, è questione di tempo prima che la galassia accetti la promessa. La Sacrosanct è laggiù! Non possiamo fermarci adesso! Ragazzi! E come pensi di farlo? Siamo a un cavolo di punto morto! E se ci trova, la promessa deve sbrigati. Essere accettata liberamente! Oh, certo! Senza motore, siamo comunque ragazzi! Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Basta! Smettetela adesso! Non riesco a concentrarmi! Rocket, ripara i motori. Mi spieghi come dovrei farlo? Non posso nemmeno avviare la diagnosi. Non mi interessa! Tu, riparali! Sbuffo! E noi cosa dovremmo fare? Non lo so, ok? Non sono in grado di dare risposta ogni due secondi. Bene. No. Non è... Non è un buon momento. Devo riposarmi. Nati Nova Corps. Non avrei dovuto contare su di loro, mi sembra ovvio. Ok, bene, prima di andare a rilassarci nei nostri alloggi, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!